È stata posta sotto sequestro l'area del monastero San Paolo a Napoli interessata dal crollo e che non era abitata visto che c'erano in corso dei lavori di ristrutturazione. Accertamenti e rilievi dei vigili del fuoco sono in corso per fare in modo che la parte confinante, dove vivono religiosi e dove alcune stanze vengono anche affittate agli studenti, continui ad essere utilizzata. Questa mattina, in un primo momento, si era temuto che gli operai impegnati nell'attività di restauro fossero rimasti sotto le macerie, invece i cinque sono tutti salvi seppur feriti. Sul posto sono giunti immediatamente gli uomini dei vigili del fuoco che per salvare un operaio hanno scavato a mani nude. Sul luogo del crollo anche l'architetto e i professionisti impegnati nei lavori. È successo che mentre gli operai erano sulle imbalcature che stavano lavorando per restaurare il cortile antico del convento, una parte del cortile, diciamo, le arcate che sono tutte lesionate, una parte è crollata coinvolgendo gli operai. Pare che insomma, gli operai sono stati tutti quanti estratti dai pompieri, stanno in ospedale, qualcuno un po' più, con qualche ferito un po' più grave. Gli altri sono tutti vivi, insomma, praticamente, sì. C'è crollato un solaio comunque molto antico che è costituito di peperno, non sono solai moderni. No, se vedete le foto comunque, se riuscite a vedere, stava tutta messa in sicurezza come si deve, è solo che il solaio proprio ha franato. La questione comunque, chi ne paga le conseguenze sono sempre gli operai che stavano sotto. Speriamo bene comunque che non è... La questione è molto grave comunque degli operai perché stavano sotto. Comunque è crollato una struttura di peperno.